Buongiorno e ben ritrovati. Oggi un piatto facile e velocissimo che sfrutta l'abbinamento classico del burro e le alici. Ho preparato infatti questi spaghetti burro e alici e ho aggiunto poi una mollica croccante da cospargere sopra. Sarà un primo piatto facile, velocissimo e di sicuro successo. Preparo innanzitutto un po' di mollica che farò poi tostare in padella. Questi sono 40 g di pane bianco morbido e lo metto in un mixer insieme a 25 g di mandorle e un pizzico di sale e frullo tutto. Ho lasciato la mollica un po' grossolana e adesso vado a tostarla in padella. Metto un paio di cucchiai d'olio in padella, aggiungo la mollica di pane. E la farò tostare bene insieme alle mandorle. È bella dorata, anche le mandorle si sono tostate, posso spegnere e togliere. Metto poi in padella 30 g di burro. Aggiungo 4 filetti di acciuga e un po' di peperoncino. Faccio sciogliere il burro e con il calore anche i filetti di acciuga si dovranno sciogliere. E questo possiamo spegnere e togliere. Ho messo sul fuoco l'acqua per gli spaghetti, sta bollendo, aggiungo il sale e 200 g di spaghetti e questi li scolerò poi al dente e prima di scolarli terrò da parte un po' d'acqua di cottura. Metto in padella gli spaghetti che ho scolato. Aggiungo un po' d'acqua di cottura e sono già belli mantecati così. Aggiungo subito un po' di mollica croccante, circa la metà, spengo il fuoco e mescolo ancora una volta. E questi posso già impiattarli. Ancora un po' di mollica croccante. Poco prezzemolo. Un filetto d'acciuga. E i nostri spaghetti burro e alici sono pronti. E ora assaggiamo. E per oggi è tutto. Io vi saluto e noi ci vediamo presto.